Siamo nuovamente a Mandra. Prima di scendere qui nelle catacombe, diamo un'occhiata in giro per vedere con rivelazione se c'è qualcosa da prendere. Esatto. Vabbè, la bomba del sonno, ma buttala via, insomma. Alla fine non si butta via nulla, giusto? Tanto si può rivendere, quindi. Ecco qua. Una bomba di fumo. Dai, non la vendiamo qua, andiamo a venderla a Milano Centrale. Ah, questa era la casa dei vecchietti che ci avevano sopra il Digin, esatto. E fammi indovinare, se parlo con loro me lo danno, con qualche ricompensa immagino. I Kibombo usavano delle corde per arrampicarsi sui monti, ma da questo lato noi non possiamo usarle. Mio marito ha inseguito i Kibombo dopo l'attacco, ma si è dovuto arrendere. E come faccio ad avere questo? Ok, forse per il momento non possiamo prenderlo. D'accordo, allora scendiamo di sotto e andiamo nelle catacombe. Dunque, qua c'è la corda e, se non ricordo male, l'altra volta io avevo visto qualcuno in questa zona. Abbiamo rivelazione, possiamo finalmente proseguire. Dunque, allora, qui c'è un punto in cui non si può andare. Quindi, rivelazione, bottone e via. Verso le catacombe. Qua c'è una cesta, lì ce n'è un'altra. Secondo me, almeno una cesta, c'è un Digin. C'è un Mimic. Ah, però guarda un po', ci serve nuovamente. Ci serve congelare l'acqua. Qui c'è un'altra cesta. Questo vuol dire che nuovamente questa zona al momento non è accessibile. O al massimo non è accessibile solo quell'oggetto. Qui c'è un bel sasso gigante. Qui si può salire, invece c'è una porta con un letto. Ok, ipotizzo di non poter fare molto in realtà in questa zona, a parer mio. Io ci provo giusto per vedere se c'è qualcosa che già possiamo prendere. Purtroppo ne dubito. Ci sono scale un po' dovunque, ma beh, una medaglia di gioco. Quanto siamo? A 2 medaglie di gioco. Un po' poco, però per il momento meglio che nulla. Io provo a proseguire, appunto come dicevo, per vedere se troviamo almeno qualcosa. Poi vediamo nel concreto dove possiamo passare e dove no. Aria lunare! Beh, ascolta, era meglio se morivi col colpo di prima, bello. Ti saresti salvato da un meteorite. Vediamo, una mela. La mela aumentava l'attacco, giusto? Esatto, questa è la difesa e questa è l'agilità. Spostiamo questo da questa parte. Ok, credo di non poter proseguire oltre. Vediamo fino a dove possiamo spingerci per il momento. Tu vieni con me. Tac. Dunque, qui c'è. Esatto. E possiamo scendere. Qua c'è la pozza d'acqua di prima. Che credo che la pozza d'acqua ci porterà al piano di sopra. Magari di sopra c'è un premio. Però forse se riusciamo a proseguire di qua riusciamo a trovare qualcosa di normale. Un oggetto, un Digin o che ne so, una pietra psicoenergica. Ma guarda un po' il culo, che è esattamente quello che speravo di trovare. Dona tremore. Ok, sarebbe da vedere, ovviamente, i nostri compagni di vento sono i nostri portatori di pietre. Ma perché alla fine li pensi un po' come i dotti del gruppo? Sono quelli saggi, quelli che usano il cervello, quindi conoscere tante psicoenergie è un vantaggio per loro. Poi ovvio, magari in questo caso tremore non lo possiamo usare in battaglia, magari. Io penso che tremore dovrebbe essere la versione più debole, tipo di sisma. Ma dubito che ci sia sta possibilità, immagino. Fa vedere. Infatti. Dunque, tremore. Vediamo dove andiamo con questa roccia. Dovremmo, esatto, andare di qua. Di lì si scende. Perfetto, corda. Tac. Oh, ero troppo lontano. Dicevo, tac. Giù. Fammi solo vedere una cosa. Esatto, posso passare da parte a parte, ma non mi ha portato da nessuna parte. D'accordo. Allora, di qua si scende ancora. E di lì si usa la pozza d'acqua.
Dunque, la pozza d'acqua, come dicevo, ci fa attraversare il secondo piano del palazzetto lì. Quindi per il momento è stato inutile. Sì, esatto, da questo palazzo fai tutto il contorno, arrivi qua sotto e prendi la cesta. Quanto siamo di soldi? Non che sia importante, 89.000. Dicevo, non che sia importante per il fatto che ormai dopo aver venduto cosa? 3 spade di soldi, attualmente ne abbiamo più di quanti teoricamente ne potremmo avere giocando normalmente. Ok, brava, che è salita di livello. D'accordo, per il momento, visto che appunto ci serve Pierce come al solito. L'aria lunare. Ritorneremo. Però mi incuriosisce sto pezzo qui adesso, dove c'è sta cacchio di fune. Vuol dire che più a destra ci deve essere un passaggio, per forza. Però io mi ricordo che abbiamo visto qualcuno. E adesso quel passaggio invece è sotterrato. Proviamo di qua, magari con rivelazione alle tombe. No? Oh, c'è un buco lì. Ah, ecco come si passava. Oh, volete passare? Beh, stiamo sistemando il buco ora. Così non potete passare. Se volete entrare a Madra, perché non passate dalla porta principale? Ma io voglio entrare da qui. Volevo andare a vedere quel buco. Abbiamo coperto il buco, ma nessuno si sente più al sicuro. Forse dovremmo ricoprire completamente le catacombe. Ah, era un'entrata secondaria. Ah, e allora speriamo di non esserci missati nulla. E ok, e Madra l'abbiamo fatto. Ora che però abbiamo tremore, proviamo, oltre con rivelazione, a rivedere tutta quanta la zona che abbiamo visitato fino ad ora, passando prima dal deserto, poi andando da Lafra e poi ci rifacciamo tutto sto pezzo qua. Una volta fatto tutto sto pezzo, io direi di finire questa parte qui di mappa, vedere che cosa c'è da queste parti. Anche se, vedendo la mappa, dubito che ci sia un passaggio. Da questa parte ci arriveremo per mare. Andiamo a vedere se con tremore possiamo smuovere la roccia. Ne dubito, perché a differenza di molti oggetti che sono spostabili o comunque distruttibili, tutto il resto delle cose, quella roccia mi sembrava come la mappa, cioè non aveva modo di essere a parer mio distrutta. Poi magari mi sbaglio e neanche tremore è la mossa giusta da fare. Comunque abbiamo finalmente rivelazione. C'era, se non ricordo male, una zona di sto deserto da controllare proprio con rivelazione. Se non ricordo male era qua, nel senso era nella parte che ci portava poi avanti. Non mi sembra che era all'interno del deserto, però giusto per sicurezza. Al massimo ci ritornerò più avanti. Ne stiamo abusando di Megiddo però, Cioè veramente ogni scusa è buona per tirarlo fuori. E si è fatto 241 perché si stava difendendo. Ecco, tipo qua c'è una freccia. Vabbè, non è quello che mi aspettavo sinceramente. Però ce n'era, esatto, un'altra. Qui c'è una cesta con una moneta di gioco. Ottimo. Non mi aspettavo la freccia io sinceramente. Però è vero, se non ricordo male, in un punto alto di questa roba qua di sabbia c'era ancora un pezzo che mi sembra che non potevamo fare, giusto? Forse. Ti fa salire fino a qui, però non c'è nulla. E allora perché la freccia mi punta qua in alto? Secondo me c'è un modo per arrivare in quest'area qua in alto, che per voi è di qua, per me è di qua, e quindi al momento è solamente inaccessibile. Quindi la lascerò lì da parte. Magari ci torneremo. Quindi c'è rimasta solamente Alafra. Ciao Alex. E abbiamo lasciato un oggetto, che è una mela. Ottimo. Ciao. Ho sentito che avete catturato Brix. Mia, una giovane donna del mio clan, era molto gentile, proprio come voi. Forse dovreste decidere di aiutare il sindaco di Mandra. Ne ha bisogno. Ma va? È quello che vorremmo fare, solo che il sindaco di Alafra è uno stronzo e non vuole riparare la nave. Si levi, signora. Vediamo qui. Ecco qua, una cesta con un cristallo psi, ottimo. Qui c'è ancora il bambino che ha fame e a questo punto mi chiedo se non riusciamo a prendere il pane. Ma sto mazzo di fiori è messo talmente bene, si vede che è... Ascolta, io ci provo. Lo sapevo che si muoveva, però non ci dà nessun effetto. Tremore. Vedi, questi oggetti qua sono colorati diverso ovviamente perché sono interagibili. La roccia che invece è fuori, no. Andiamo a dare il pane al bimbo. Bimbo, c'ho da mangiare. Te, magna d'erpa. Anzi, il fungo no. Peccato. Te, usa. Grazie.
Il bimbo mangia il pane. Oh, wow, ora mi sento molto meglio. Guardate quanta energia ho adesso. Non so come sdebitarmi. Un momento, forse lo so. Ti piacciono le avventure? Allora devi proprio visitare la caverna sotto la casa del sindaco. Vai a cercare mio padre, è qui vicino, lungo la via. L'entrata è subito dopo di lui. È il tizio che era davanti all'entrata qua vicino, quindi quello qua a sinistra. Ma tu sei quello che ha dato da mangiare mio figlio? Volevi entrare a vedere la caverna? Ti lascio passare solo perché hai fatto un favore a mio figlio. Grazie. Ti faccio passare solo perché tu possa esplorare un po'. Per favore, non toccare nessuno dei tesori del sindaco. È un sottotesto della serie prendi tutto quello che devi, ma... Zitto, zitto, cacchio, cacchio. Ce la teniamo per noi, insomma. Mi aspettavo si rompesse. Allora, vedo già un sacco di ceste. Ascolta, tanto sto sindaco è un bastardo. Tanto vale. Fagliela veramente pagare perché è uno stronzo. Comunque, con 100 è resistito. Questo vuol dire che almeno 120 di vita ce l'hanno tutta. Beh, vabbè. Lasciamo perdere che noi facciamo 400. Allora, ho bisogno di una chiave, ovviamente. Abbiamo bisogno di martello. Tac. E tata crunch. Dunque, quella cesta qua è rotto. Qui abbiamo la fune. Yup. Ecco qua. Mi chiedo se dentro queste ceste ci sia qualcosa di utile. Armatura di inox. No, non è neanche inox, è Ixion. Ixion resiste vento ed acqua. Ovviamente lei non la può usare, Sara men che meno. E noi 130, che non è neanche sto gran bonus, però fanculo. Qua dentro invece... Wow, però la medaglia di gioco, ottima. Dunque, come arriviamo da questo lato noi? Di qua non c'è nulla. Di qua c'è questo. Ah, ecco, cioè, ogni tanto, sempre per il problema della profondità, non riesci a capire bene dove puoi passare o meno. Ok, come lo raggiungiamo questa zona? Ipotizzo che per il momento non possiamo farci nulla e... dovremmo ritornare anche qui. Vorrei solo andare alla prigione come ultima cosa e vedere se mi dicono qualcosa. La caverna di Alafra. Ciao Ucha, che bello vederti. E anche tu Eolo. Com'è la tua cella? C'è qualcosa che posso fare per facilitarti la permanenza qui? Sto bene ciao Ucha. La mia unica lamentela è che il cibo qui è pessimo. Cosa? Ti forzano a mangiare della roba disgustosa? Ehi! E che cazzo vuoi da me? Un momento. Prima di tutto non è disgustosa, ma nutriente. E poi... tu sei un prigioniero! Cosa ti aspettavi, manicaretti? Oh, usa la psicoenergia. Fermo, bimbo. Capo, il tuo figlio sta facendo qualcosa. Eolo! Cazzo, mi ha sgamato! No, cattivo Eolo. No. E io lo fa. Eolo! Oh. Perché piange? Tu sei sua madre, no? Non puoi farlo smettere. Ecco, ecco Eolo, che c'è? Yosh, yosh. Questa guardia cattiva ti ha spaventato? Sì, wee. Non farti impaurire da lui, è solo un bullo. Forza, andiamo a casa. Quale casa? Torneremo più tardi, va bene? Certo, sì, sì, va bene. Torneremo presto, caro. Andiamo. Va bene. Oh, ciao. Tutto bene qua dentro? Oh, vi siete fermati a farmi visita? Mi sarebbe piaciuto incontrarvi in altre circostanze. Se ci fossimo incontrati in mare aperto avreste visto un altro uomo. Eh beh. Sono stato così occupato da quando avete catturato Berix e la sua ciurma. Eh beh. Però il furbetto là c'è una cesta che si muove, quindi o la useranno loro per scappare o la useremo noi per farlo scappare. Dubito sia la seconda però. Dunque, vendiamo tutta la roba inutile. Quindi tutte le bombe del sonno via. Bomba di fumo via. L'armatura pp, grazie se è stata utile. E basta, un ultimo oggetto.
Ah, che culo, una medaglia, ottimo. Volevo vedere se c'era qualcosa giusto da queste parti e credo basta. Da queste parti abbiamo fatto tutto, giusto? Ci manca la roccia dell'aria, ma dubito ci sia qualcosa. Garo l'abbiamo già fatto. Mikasa l'abbiamo già controllata, basta. Possiamo tornare a Madra e poi da Madra andare al dirupo, giusto? Giusto per minuzia. Andiamo a controllare, ma come ho detto, non mi sembra che abbiamo lasciato nient'altro indietro. Ah, forse qua dentro c'era. Esatto, c'era qui. Ah, un cristallo, vabbè. Non ci... lo farei giusto per scienza. Lo farei giusto per scienza. Vorrei provare a fare ritirata senza pipì. Voglio vedere se succede qualcosa. Come ho detto, per la scienza, siamo a 7 pipì. Quindi così andiamo a 2. Ottimo. Rivelazione. Ritirata, sì. La cassa è vuota. Maledizione. Ah, vuol dire che... vuol dire che quell'oggetto qua in particolare l'abbiamo già sgamato da qualche altra parte. Perché se la cassa è vuota, per forza. Vabbè, è stato... Mi ha riportato però dalla parte sbagliata. È stato un esperimento, dai. L'importante è che non si sia buggato adesso e non usciamo più da sto deserto. Ok. Oh, è da provare, eh. È da provare sta cosa. Se troviamo altri cristalli o simili, si può provare. Ottimo, se non c'è nient'altro da fare, io andrei di nuovo ai dirupi di Gondwan e poi a Narimbe.